Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Si parla sempre e comunque di lei e non solamente per quanto riguarda il GF VIP 7, dove ormai è uno dei concorrenti più discussi e allo stesso tempo seguiti ed amati in assoluto. Nikita Pelizzon riesce ad attirare a sé successo e polemica tutti i giorni. Oggi un'altra e non riguarda lo show, bensì cosa pensa del Covid. Sono riemersi dei video che Nikita Pelizzon aveva registrato e pubblicato nel 2021 e che stanno facendo discutere tantissimo visto il loro contenuto. Covid, verità o menzogna? Il titolo della pubblicazione. La premessa già ha offeso persone che hanno perso cari per quella malattia. Il volto del GF VIP 7 è nei guai. GF VIP, la scoperta del video shock di Nikita Pelizzon. Non che rischi qualcosa all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà per questo, ovvio, ma questo video è comunque pericoloso per il percorso di Nikita Pelizzon al GF VIP 7. Potrebbe perdere consensi e rischiare di uscire, essendo al televoto da ben 3 settimane di fila. Vorrei parlare di questo allarmismo mediatico. Non sappiamo più a cosa credere. Soltanto che qualcosa deve cambiare, così non va. Siamo abituati a prenderlo in quel posto, quindi viene da dubitare, il discorso che si sente sul video incriminato. Naturalmente, tra i tantissimi utenti che criticano e fanno polemica attorno a ciò, c'è chi l'ha apprezzato. Circolano varie informazioni pure sui social, ma io non so dirvi se siano vere o meno. Come non so dirvi se sono vere le notizie che giravano, erano obbligati a dirci che la gente moriva di Covid quando, invece, morivano di tumori. Se davvero fosse stato fatto dall'uomo questo virus sarebbe tanto controproducente perché sta facendo crollare il palcoscenico, il materialismo, i soldi, l'economia, si sente ancora da Nikita Pelizzon. Una lunga serie di dichiarazioni infondate, che non è piaciuta online. Le tracce dei testimoni di Geova, quello che professava quando la gente, mio padre compreso, moriva, non può continuare a fare televisione, è fulminata, orrore. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.